senti? No, peggio direi. Allora, non sentite? Ora sì, bene. Forse ce la facciamo. E a cominciare questo, che è l'ultimo, scusate, incontro del ciclo dei seminari del martedì del 2023, ed è naturalmente un enorme piacere chiuderlo con Alessandro Barchiesi, per molti motivi, insomma, è diciamo, qualcosa di migliore non potevamo sperarla, e quindi siamo molto felici che sia qui e impazienti di ascoltarlo tutti. E passerò velocissimamente la parola a Simone per una breve presentazione. Io vi do soltanto appuntamento alla prossima primavera, quando i nostri seminari ricominceranno. C'è un sito, una pagina del Dipartimento in cui sono continuamente postati i programmi, incontri, date, video degli incontri precedenti, e quindi chi volesse essere aggiornato può passare attraverso quella pagina, di cui credo che Eleonora stia condividendo ora in chat il link. Io ringrazio tutte e tutti di essere qui. Do la parola a Simone per passare. Veramente due parole, anche perché Alessandro Barchiesi ha insegnato qui a Siena per tanti anni, quindi tutti lo ricordiamo, quindi anche voi lo conoscete, e cito giusto una cosa, e cioè un lavoro al quale Alessandro si è dedicato negli ultimi tempi, che sta per uscire, vale a dire la versione inglese del commento alle Metamorfosi di Ovidio, che sarà pubblicata tra poco dalla Cambridge University Press. Quindi gli cedo volentieri la parola. Grazie, grazie a tutti. Si sente? Parli sì. Allora, io ho scelto questo paper perché ha cominciato la sua vita da una conversazione in ascensore con Maurizio Bettini. Maurizio è così intenso che a volte bastano 5 minuti per avere degli input, ma più in generale dedico questa conversazione all'università come lo è Siena, cioè l'università degli incontri. Dopo quella conversazione sono stati anni difficili, ci siamo tutti adattati a Zoom, Google Meet, meno male che c'era, però lo sappiamo tutti, l'università esiste per questo, esiste per la parte in cui vai a prendere un caffè alla macchinetta, parli con qualcun altro, nasce uno spunto di ricerca, un incontro inaspettato. E quindi, insomma, siamo grati al fatto che di nuovo possiamo essere insieme. E questo paper ha ancora bisogno di aiuto. Parlerò anche un pochino di ascensori, come vedrete in seguito, perché mi trovo veramente di fronte a un dilemma, a un trilemma. Quindi, quando arrivo alla fine, veramente vi inviterei a dire la vostra. Questo è ovviamente uno dei due, Franz Kafka. Questo paper è dedicato a Kafka e Apuleio, ma l'argomento non è il famoso testo La Metamorfosi, che ovviamente è stato molto sfruttato con l'idea che forse può contenere dei motivi classici, ma un altro testo, peraltro importante, di Kafka, il romanzo incompiuto America, che sembra debba essere intitolato Der Verschollene, che vuol dire lo scomparso, colui che svanisce. Ma per comprensibili motivi molti preferiscono, insomma, usare tuttora il nome America con la K. Qualcosa non va? Non vedo la condivisione da casa, allora forse dobbiamo ridargliela, Ai, ai, ai. Scusate, scusami. però è importante, saluto chiaramente anche le persone collegate, tra cui ci sono anche Schermo intero, meglio. amici. Forse la modalità. Sì, Scusami. no, grazie, questo era importante, inevitabile, giusto. Sì, non si vede. Allora è importante che posso vedere anch'io Esatto. il mio schermo, e poi abbiamo fatto. Non è così. Forse tutto sommato la conversazione in ascensore è la modalità che Secondo sarebbe me più conviene fare una adatta. finestra, perdonate, io conosco quel metodo, io faccio il metodo che conosco. Stiamo cercando, eh.
Ah, no, non perdete. Non era aperto, ecco perché si era chiuso nel frattempo. Devo anche far notare che l'ascensore di cui parlavo oggi è guasto, quindi comincio a di essere io che ho la proprietà. Ecco, ok. Penso che dovrebbe andare bene adesso. Ok, ora andiamo e non ci interrompiamo più. Allora, il mio punto di partenza è una serie di analogie che forse saranno soggettive, però ve le faccio vedere nelle prossime slide. Prima somiglianza, indicando ovviamente K e Kafka e Apuleio. L'inizio della trama di America. Un adolescente ha un rapporto sessuale con una domestica, viene punito dalla sua famiglia con un esilio umiliante dall'Europa a New York, seguito da varie esperienze picaresche. All'inizio viene accolto da uno zio, e pensiamo che sia il classico zio d'America, ma siamo in un romanzo di Kafka, quindi le cose non andranno esattamente bene. E poi la situazione ha un'ulteriore discesa, abbiamo situazioni di distopia, abbiamo labirinti come l'hotel occidentale, situazioni che in effetti possono ricordare sia Apuleio che Petronio, lavori che deumanizzano, tra cui lavorare come un ragazzo del lift, come un ragazzo dell'ascensore. Conoscendo Kafka è facile pensare che questo lavoro sia una specie di ossimoro narrativo, perché il lift, l'elevator, dovrebbe elevarti, ma nella catena alimentare spietata dei lavori di New York, questo è uno dei lavori più infimi. Ho provato un brivido l'anno scorso quando per la prima volta ho incontrato una persona che fa ancora questo lavoro, ovviamente sono quasi tutti spariti, questo lavoro in cui sei unicamente destinato a schiacciare un bottone e ad accompagnare l'ascensore, e c'è quasi, diciamo, un gioco di parole sull'idea di mobilità sociale verso l'alto. Apuleio, un giovane viene accolto in una città straniera da una zia, poi ha un rapporto sessuale con una donna che è una schiava e viene punito con esperienze degradanti. Prossima slide. In Kafka il nome del ragazzo è Karl Rossmann. Karl è un nome di bottega per un protagonista di Kafka, sono tutti col K. Al massimo si potrebbe speculare che si chiami Karl a causa di Karl May, l'inventore, diciamo, del western europeo, del western tedesco. Comunque Ross è una parola tedesca, specialmente del sud, che indica un cavallo, quindi è un uomo cavallo e anche una sorta di cavallo da tiro, di cavallo da lavoro. In Apuleio Lucio diventa un asino, un uomo asino, non un uomo cavallo, e lavora come tale in una condizione di costante cattività, come vedremo meglio poi. Terza e ultima analogia che riguarda la parte finale del racconto. In Kafka, dopo molte avventure umilianti, degradanti, a New York e altrove, tra parentesi ho inserito il testo in inglese nel caso ci fosse qualcuno qui o collegato che ha più familiarità con l'inglese, cioè Karl trova una sorprendente redenzione e la promessa di un lavoro nel lontano teatro naturale dell'Oklahoma. Oklahoma, poi vedremo anche la grafia. Una sorta di campo di lavoro, comunità religiosa, circo, e il testo si interrompe quando Kafka, sotto il suo nuovo nome, che non posso pronunciare per motivi attuali di decenza, lavoratore tecnico, e poi c'è questa parola, diciamo, che oggi è impronunciabile, si avvicina alla destinazione attraverso le montagne che stanno al cuore della mitica America che Kafka non aveva mai visitato. Apuleio, Lucio trova una sorprendente redenzione nel molto teatrale culto di Iside, la dea egiziana, nella lontana Roma, in un'atmosfera mistica che potrebbe, secondo alcuni, essere satirica, ma la cosa è molto, molto controversa. E per quanto riguarda gli autori, Apuleio e Franz, oltre che Lucio e Karl, qualche analogia si può trovare, ma come sapete sono sempre operazioni possibili negli studi umanistici.
tutti e due gli autori crescono in un ambiente che è multilingue, multietnico, multireligioso, e tutti e due sperimentano delle trame di spiazzamento. Un giovane greco che finisce a Roma e diventa uno scrittore latino, un giovane che parla tedesco che finisce a New York. E ovviamente ci sono parecchi temi in comune. L'interesse per la magia, la curiosità, la metamorfosi, l'essere schiavizzati, il lavoro meccanico, l'esilio, la frustrazione sessuale, l'impossibilità di parlare, la ricerca di elementi spirituali e razionali nella più umile vita quotidiana. Tutti questi temi, ci pare di poter dire, ci sono, o atteggiamenti, ci sono in Apuleio, ci sono in Kafka. Difficoltà. Che cosa dovrei cercare di dimostrare con questo paper? E qui ritorno alla conversazione con Maurizio in ascensore. Anche io me lo chiedo. Se io stessi operando nella disciplina degli studi classici, e in questo paper mi piace riflettere sulla differenza che le nostre discipline accademiche pongono, no? Come declinano diversamente certi problemi, se stessi lavorando solo come un classicista, le somiglianze che ho menzionato sarebbero sufficienti per stabilire un dossier su Kafka imitatore di Apuleio. Il problema è che Kafka è un moderno, anzi uno degli inventori della modernità. Nessuno di noi crederebbe mai che Kafka è un autore classicista e che ha un interesse specifico ad alludere ai testi classici, come molti autori ancora adesso contemporanei fanno. Ci sono molti autori, soprattutto autrici contemporanee, che fanno grande uso dei testi classici anche in una prospettiva, poniamo, femminista, perché trovano utile richiamare questi testi per contrasto. Ma la posizione di Kafka non è esattamente simile a questo. D'altra parte, noi sappiamo che in alcuni esempi Kafka si appropria del mito greco. E questo forse può essere interessante ricordarlo, se solo riesco a trovare il testo. Il caso più famoso è un frammento, la storia veramente enigmatica di un avvocato di Praga che prima era un cavallo, e più esattamente non qualsiasi cavallo, ma Bucefalo, il famoso cavallo di Alessandro il Grande, di Alessandro Magno. Il frammento si chiama Der neue Advokat. Vi ho citato la prima frase in tedesco perché ha un notevole impatto. Wir haben einen neuen Advokaten, den Dr. Bucephalus. In seinem Äußern erinnert wenig an die Zeit, da noch Streitross, vedete, Ross, Alexanders von Macedonien war. Quindi per un momento a me questo fa pensare al finale di Apuleio, in cui un asino diventa umano e non diventa solo umano, ma diventa un avvocato nel foro di Roma. Nella storia di Kafka, chiamata appunto il nuovo avvocato, il cavallo Bucefalo gode dell'essere finalmente libero dalla severa disciplina di essere il cavallo di Alessandro e dalla terribile battaglia di Isso, solo perché, e questo a me sembra il tocco Kafka, cioè questa svolta finale è quello che chiamiamo kafkiana, adesso ha una nuova disciplina. Cioè, dopo essere stato disciplinato come cavallo da guerra di Alessandro, ora si disciplina come avvocato. È in un sistema eminentemente costrittivo, fatto di regole, di libri di legge. È pienamente immerso nei libri di legge quando Bucefalo, ricordiamolo, secondo la leggenda di Alessandro, era addirittura un discendente delle cavalle mangiatrici di carne umana di Glauco di Potnia, quindi viene da un mondo alquanto selvaggio. E così si arriva alla fine di questo breve frammento, che dice: forse era proprio la soluzione migliore, come Bucefalo ha fatto, immergersi totalmente nei libri di legge, senza più sentire lo sperone del suo padrone, del suo cavaliere, presso una lampada silenziosa, tranquilla, lontano dal rumore delle battaglie di Alessandro, eccetera, eccetera. Dicevo, il tocco di Kafka, però si potrebbe dire anche il tocco di Apuleio. Vedete questa citazione dal libro undicesimo, uno dei pochi frammenti in latino che vi citerò.
Tequiam nunc obsequio religionis nostre, parla un sacerdote di Iside, rivolto a Lucio, dedica, et ministeri iugum subi voluntarium, il giogo è volontario, nam cum ceperis Dee servire, tunc magis senties fructum tue libertatis. Vedete, una dialettica non molto diversa da quella di Kafka. In Apuleio essere libero dalla schiavitù e dalla vita come un animale significa sottomettersi alla rigorosa disciplina della religione organizzata e dello studio di legge, perché lui diventa sia un funzionario di Iside sia un avvocato romano. Ricordate che Karl Rossmann è prigioniero negli ambienti di lavoro di New York fino a che trova la sua liberazione facendo domanda per entrare nel teatro naturale dell'Oklahoma. Così, se anche non siamo d'accordo che Kafka si appropria di Apuleio, penso che a livello comparativo dovremmo essere interessati a una particolare costruzione della trama che è condivisa da questi due autori, l'idea di essere finalmente liberi, sì, ma di sottomettersi a una nuova disciplina. L'idea di dire, benissimo, sono libero, just another brick in the wall, come dice la canzone, sono un altro pezzo di una macchina, ma prima ero schiavo. Questo è ancora più notevole perché non siamo così preparati a costruire questa particolare costruzione della trama in un testo dell'antichità, ma facilmente riconosciamo il potenziale di questa struttura in un testo composto dopo la rivoluzione industriale. Immagino che molti di noi saranno d'accordo che diventa un modo naturale di concepire una trama, in un mondo in cui molti lettori possono percepire un forte elemento di critica sociale in questo tipo di costruzione. Ma insomma, i miei sforzi abbastanza inutili di provare un contatto diretto con Apuleio. Dunque, non abbiamo nessuna prova che Apuleio abbia letto Kafka, anche se abbiamo notevole parte dei suoi libri, testimonianze, epistolario e appunti. Certo, non abbiamo tutto, ma va aggiunto che non penso sia concepibile che Apuleio venisse insegnato in un ginnasio di lingua tedesca alla fine del inizio XX secolo. Non riesco a immaginare che sia la scuola il momento di contatto. Al massimo vi posso dire che due autori antichi che hanno un'influenza, un'importanza dimostrabile per Kafka sono Platone e Luciano, e non credo sia arbitrario da parte mia dire che sono due autori abbastanza, per diversi motivi, in contatto con Apuleio. Alcuni di questi temi che accomunano Apuleio e Kafka vanno poi a finire in un curioso film, che non so se qualcuno di voi ricorda ancora, Intervista di Federico Fellini. Nel testo di Kafka la redenzione, la promessa di redenzione finale avviene in un luogo chiamato il più grande teatro del mondo, e il benvenuto ai nuovi accoliti, ai nuovi iscritti, avviene con una forma di parata e una forma di circo, quasi circense. Il primo nome che viene alla mente è Barnum, cioè il più grande successo letterario dell'Ottocento americano. Il libro più venduto dell'Ottocento americano non è Melville o Shakespeare, ma è Le Memorie di Barnum. Non è un caso che tutto questo abbia interessato Fellini. In un piccolo metafilm chiamato Intervista, il protagonista è un giovane giornalista ingenuo, arrapato e facilmente ingannato, che lavora, cioè che viaggia per arrivare a un set cinematografico dove il maestro Federico Fellini sta girando un film, e quando arriva a destinazione si accorge che il film è basato su America di Kafka. E il suo viaggio avviene in una specie di realismo magico in cui ci si trova un po' nella campagna, poniamo, della ciociaria, e un po' in un luogo dove ci sono attacchi di indiani a cavallo, un luogo tipico del realismo magico. E tutto questo ricorda la corsa in treno finale di America di Kafka, dove il
protagonista fa questo viaggio in treno verso l'ovest. Tutte le ossessioni di Fellini, ossessioni ben note e spesso anche stancanti di questo regista, il sesso, il circo, l'essere un maschio giovane, l'illusione, la finzione e l'inganno, sono tutte abbastanza facilmente ritrovabili nel testo di Kafka, e quindi non stupisce che la cosa abbia coinvolto anche Fellini. Per quanto riguarda Barnum, dicevo, il grande teatro dell'Oklahoma aspetti i circensi, la sua prima manifestazione pubblica si svolge in un ippodromo. Nella cultura americana del XIX secolo, come vi dicevo, dire qualcosa come greatest show on earth significa Barnum. Per quanto riguarda le mediazioni culturali, l'altra cosa che mi è venuta in mente è guardare un po' di più la cultura tedesca, perché è una completa illusione che molti di noi coltivano, che basti essere un classicista, una classicista, leggere testi moderni, è chiaro che noi andiamo a ritrovare le cose che ben conosciamo, però ci dobbiamo porre il problema della cultura ospitante. Ora, un candidato come mediatore culturale potrebbe essere Wilhelm Meister di Goethe. Il titolo completo è Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden. La storia include chiari riferimenti ad amore e psiche, che è pur sempre una parte, anche se spesso autonomizzata, del testo di Apuleio. Wilhelm Meister si affida verso la fine della storia alla misteriosa, elitaria Turmgesellschaft, la società della torre. Questa connessione apparentemente ci distrae, però ci fa pensare anche a un aspetto che può essere interessante, perché America di Kafka è stato definito spesso come una parodia, una degradazione del Bildungsroman. In una prospettiva non tanto diversa, Apuleio è stato spesso accostato al romanzo greco come un'opera parodistica. Però su questo problema della parodia occorre intendersi, perché la questione del Bildungsroman è un po' complessa. Diciamo continuamente che una certa opera rappresenta una sorta di decostruzione, di satira del Bildungsroman, ma Wilhelm Meister contiene già elementi, come dire, di autosatira. Quindi la questione del Bildungsroman è che non si capisce in quale momento sia, come dire, ancora ingenuo e non abbia perso questa sua serietà. Vi faccio osservare, per la sua durezza, perché è rilevante al mio argomento, il momento in cui Karl Rossmann cambia nome e trova un lavoro. Siamo facilitati dai manoscritti di Kafka, perché Kafka prima decise di chiamare, di far sì che il protagonista si nominasse, si chiamasse con questa parola che non posso pronunciare. Poi la cambiò, fece sì che il suo nome fosse Leo, e quindi cambiò non so se 9 o 11 volte il nome nel manoscritto, e poi lo ricambiò fino alla sua forma attuale, che avete sullo schermo. Vedete come nel momento stesso in cui Karl abbraccia la sua speranza di redenzione, sceglie un nome che nella società americana dell'epoca e anche un po' più in generale non promette certamente una forma di riscatto. Questa è la sua scelta. Da questo momento, lavorando per il Teatro Naturale dell'Oklahoma, lui si chiamerà così. All'inizio gli ufficiali reclutatori di questa struttura dicono: no, non è possibile, non è un nome, tu non ti chiami così. Ma lui insiste, anche perché Kafka dice era stato chiamato così in un suo lavoro precedente, ma di questo nel manoscritto non c'è traccia, non sappiamo a cosa si riferisca, insiste nell'adottare questo nome. Questo ci porta a una questione veramente inquietante. Molte persone hanno avuto dei dubbi sulla lettura, diciamo così, positiva e redentrice del finale, non solo perché non è una grande corrispondenza con tutto il resto dell'opera di Kafka, ma anche perché nel testo sembrano abitare delle voci devianti. Lo spelling del luogo di questo
mitico, magico teatro, nell'originale è Oklahoma, non Oklahoma. Il teatro naturale di Oklahoma, e molti hanno notato che questo spelling si trova nella didascalia di un'orribile fotografia, una scena di violenza razzista perpetrata da un gruppo di bianchi, una foto che si trova in una rivista in lingua tedesca posseduta da Kafka, che documenta attacchi di violenza razziale negli Stati Uniti. La foto è accompagnata dalle parole amare e sarcastiche Idyll aus Oklahoma, l'idillio dell'Oklahoma. Per quanto sembra incredibile, Kafka sta scrivendo prima del terribile scoppio di violenza del 1921, quando la città di Tulsa in Oklahoma rimane famosa come forse il peggiore episodio dei conflitti razziali. Non ho tempo di seguire le varie connessioni fra il lavoro di Kafka e il tema della razza, ma approfitto di questo per segnalarvi dove può stare la corrispondenza con Apuleio. Le descrizioni di Apuleio della vita dell'asino mescolato alla vita degli schiavi sono state più volte interpretate, giustamente credo, come un modo di coinvolgere la struttura sociale romana nella storia. Sulla vita dell'animale e la vita dello schiavo in Apuleio vi segnalo per esempio il libro utile e chiaro di William Fitzgerald, Slavery and the Roman Literary Imagination, anche se naturalmente molti studiosi di Apuleio ne parlano. Volevo segnalarvi solo come esempio impressionante che la settimana scorsa è stato pubblicato un nuovo spazio che vedete un po' nella foto di Pompei. La pubblicazione è accompagnata da un articolo accademico che in modo molto inusuale si intitola qualcosa come l'orrenda baracca. Non è normalissimo in un report archeologico usare un titolo così forte. Quelli che l'hanno pubblicato, tra cui il sovrintendente di Pompei, Gabriel Zuckriegel, pur essendo archeologi, fanno immediato riferimento al testo di Apuleio, perché solo Apuleio nel libro nono ci dà un quadro che non è solo tanto realistico, è anche retorico della vita di questi luoghi. Lo stile di Apuleio riesce a ricreare l'assurdità e l'orrore di questi spazi. Gli archeologi hanno scoperto un ambiente piccolissimo, praticamente senza prese d'aria, in cui questa macina gira eternamente, accompagnata da solchi nel pavimento di pietra che costringono l'azione sia dell'asino sia dello schiavo, e hanno documentato che lo schiavo accompagna il movimento dell'asino ed è continuamente a rischio di scontrarsi con l'altra macina. Le due macine devono girare sincrone perché non c'è spazio fra le due, e quindi se qualcuno rallenta, insomma, la cosa è così orribile che non penso sia il caso di insistere. Ma questa cosa viene fatta vivere nello stile di Apuleio, cioè se anche noi dimenticassimo queste immagini sarebbe indimenticabile la descrizione del mulino nel nono libro. Questo per dire che il tema fondamentale del lavoro e della cattività e della schiavitù in effetti accompagna questi due testi. Per citarvi solo giusto un altro esempio, l'unica altra citazione latina, però anche questa mi sembra molto notevole, la prima persona di Lucio Asino, et illico velata facie, perché sono anche incapaci, cioè non possono guardare, ad incurva spazia flexuosi canalis, ut in orbe termini circumfluentis reciproco gressu, mea recalcans vestigia, vagarer errore certo. Retorica, sì, ma questo errore certo nel suo paradosso cattura proprio la realtà terribile di questi luoghi di lavoro. A questo punto ci chiediamo se ci siano altri testi che pongono problemi analoghi. Se ci si mette su un piano comparativo,
la situazione del testo di Apuleio, dove il romanzo finisce con una glorificazione del culto di Iside, potrebbe essere paragonata, per esempio, a un testo famoso di Luciano, pseudo Luciano, ma più probabilmente di Luciano, il De Dea Siria, che è un racconto del culto esotico della dea siriaca Atargatis. Anche qui studiosi e lettori sono divisi sul problema della serietà di questo resoconto. Luciano ha una reputazione come autore satirico, specie quando parla di religione, però il narratore si caratterizza come assiro e il tono e lo stile sono basati sulle etnografie di Erodoto. Che cosa dire di un testo del genere? Può essere facile ipotizzare un intento satirico, ma è bene ricordare che Luciano è lui stesso un autore siriaco e che non ha un particolare interesse a identificare la grecità con una sorta di purezza originaria, atticista, eccetera. Questo però solleva una questione più generale, cioè come dobbiamo reagire a ciò che viene presentato come esotico in un racconto a proposito di culto, a proposito di religione. E non è una questione di cui ci si può sbarazzare così facilmente. Quali sono i parametri per stabilire un certo livello di serietà in quello che ci viene presentato? Ci avviciniamo alla fine, ma questa controversia riguardo al finale di Kafka è la ragione principale per cui questa ricerca mi sta interessando. Mi sembra che, per analogia, il dibattito sul finale del teatro naturale dell'Oklahoma offra un parallelo per le molte controversie generate dal finale di Apuleio. Come sapete, ci sono persuasive letture ironiche di questo finale, ma anche persuasive letture, diciamo, che lo riscattano. In Apuleio, il culto di Iside è salvatore e celeste, ma allo stesso tempo appare burocratico e legato allo sfruttamento economico. C'è una costante accentuazione del bisogno di pagare, cioè Lucio, che ora si è liberato dalla condizione di asino, deve continuamente pagare per fare questi upgrade. Dopo essere diventato un uomo nuovo con la magia materna di Iside, scopre che c'è un altro passo costoso da intraprendere. Bisogna entrare nei misteri di Osiride, nei misteri maschili di Osiride, nella lontana Roma, quindi non si finisce mai di salire. Lucio trova la felicità, ma di fatto perde la sua identità e non è più riunito con la sua famiglia. Per quanto riguarda Kafka, è molto difficile immaginare che Karl verrà riunito con i suoi genitori ciechi, iscrivendosi al Teatro Naturale dell'Oklahoma. Diciamo che molto tocca al ruolo del lettore o della lettrice, il ruolo attivo di chi legge. Per esempio, il finale di Apuleio, con queste due famose parole, Gaudens obibam, che potrebbero, cioè che significano mi occupavo dei rituali di Iside, ma in latino potrebbe anche voler dire morivo pieno di gioia. Gaudens obibam, una specie di rapimento conclusivo di una felicitas che ti rapisce, o forse una nuova metamorfosi in un nuovo stato di dipendenza e di cattività. In ogni caso, un'altra analogia, tutti e due i personaggi sono liberi dalla schiavitù del sesso. Ecco, da qui la schiavitù sono liberi entrambi. Lucio per via di un voto di castità molto serio che lega i devoti di Iside, e Karl per una serie ininterrotta di frustrazioni dopo quell'episodio iniziale che però ha causato la sua rovina, cioè la storia con la domestica. Infine, ve lo segnalo perché anche la narratologia ha i suoi diritti, non solo l'analisi culturale, ma anche la narratologia. L'altro problema di un approccio positivo ai finali delle Metamorfosi di Apuleio e di America è il fatto che in entrambi i casi il protagonista è stato caratterizzato fino alla fine come estremamente ingenuo e credulo. Quindi, quando scatta il momento in cui ci dobbiamo dimenticare di questa caratterizzazione? Certo, le due storie sono diverse, la storia di Apuleio è in prima persona, il che è molto importante,
Però anche a livello narratologico risulta un po' complicato stipulare un rapporto con il testo in cui un personaggio che sempre sperimenta queste peripezie in un atteggiamento di chi viene ingannato e dominato, di colpo diventi portatore di una salvezza positiva. Notiamo anche che la storia di Amore e Psiche, una storia in cui Kafka è molto più probabile che avesse avuto rapporti, per il fatto che nella cultura tedesca Amore e Psiche è oggetto di musica, di balletto, di arte figurativa, ed ha una forte presenza, come vi dicevo, in Goethe, non solo Wilhelm Meister, ma anche il secondo Faust. Quindi testo che con ogni probabilità Kafka riuscirebbe a mettere sulla mappa. Anche la storia di Amore e Psiche suscita qualche dubbio di questo tipo, quando dopo tutte le sofferenze della protagonista si finisce in gloria in un luogo chiamato Celeste Theatrum, che fa pensare al teatro dell'Oklahoma in Kafka, dove, non vi ho dato purtroppo il passo originale, dove Carl si avvicina a questo spettacolare ippodromo accolto da ragazze vestite come angeli, con lunghi abiti fluenti e trombe che suonano la tromba. Per quanto riguarda Apuleio, John Bodell ha trovato un parallelo tra questa immaginazione del divino e la pratica del secondo secolo di avere una giustizia spettacolo, una giustizia cerimonia amministrata dall'imperatore in luoghi di tipo teatrale, utilizzando degli anfiteatri. L'idea di giustizia come teatro imperiale, così tipica di Amore e Psiche, è certamente rilevante a tutta l'opera di Kafka, potrei citarvi altri testi. E come vi dicevo, il reclutamento dei lavoratori per il teatro naturale dell'Oklahoma avviene in un ippodromo. A questo punto però poniamoci una domanda che forse ci aiuta. Che cos'è il classico per Kafka? Io direi certamente no i testi greci e latini. Non abbiamo la sensazione che questi occupino lo spazio del classico come per tanti altri autori. L'intertestualità con le scritture è un'altra cosa. Questo è, direi, il classico per Kafka. In altre parole, Kafka lavora sui modelli biblici come tanti altri autori lavorano su modelli greci o latini, e in questi casi la sua è una strategia allusiva perfettamente paragonabile a quella di un autore della tradizione greco-romana. Vi cito come esempio la celebre frase iniziale del romanzo. Vedete, non vi leggo il tedesco, ma insomma il 17enne Karl Rossmann, mandato dai suoi disgraziati genitori in America perché era stato sedotto da una domestica e la domestica aveva avuto un figlio da lui, in questa nave che rallentava sempre di più entrando nel porto di New York, vide, qui cito il tedesco, die schon langst beobachtete Statue der Freiheitsgöttin, wie in einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings empor. Un flash impressionante per un immigrante che si avvicina a New York e quindi anche a Ellis Island al principio del XX secolo. La statua della libertà, addirittura Kafka dice la dea della libertà, ve la mostro qui con il braccio alzato ma non vi faccio vedere che cos'ha in mano, perché molti di voi avranno già reagito con stupore alla notizia che la dea della libertà, che la statua della libertà alza una spada. Questo inizio così cinematografico che ci fa pensare che Kafka scrive nel 1912 agli albori del cinema è un esempio molto forte di quello che può essere l'intertestualità con la Bibbia. La statua della libertà ha una spada qui, non una torcia come la ricordiamo e la conosciamo noi, e questo probabilmente è per via dell'angelo di Dio che espelle Adamo ed Eva ad est dell'Eden. Cito dalla versione della Bibbia di Lutero: Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er das Feld baute, davon er genommen ist und trieb Adam aus
lagerte von der Garten Eden die Cherubim mit den Blossen hauenden Schwert zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens. Genesi 3,23 nella versione di Lutero. Questa allusione mi sembra indubitabile e ha precisamente la forza che hanno spesso le allusioni classiche, perché non ti risolve un problema, ma te ne crea uno, ti crea un dilemma, e cioè il dilemma tra la fiaccola e la spada. È la fiaccola della libertà che rischiara la via a chi vuole liberarsi dalla schiavitù, dal passato, dai pogrom, dall'infelicità, o è la statua con la spada che ti caccia dal giardino dell'Eden? Il gioco fra la memoria allusiva e il testo ricrea questa analogia, anche perché va notato che la spada della Bibbia, a quanto pare, almeno nella versione tedesca, è una spada rotante e fiammeggiante, quindi una torcia spada. Ho qualche sospetto anche sulla frase di Kafka a proposito del vento della libertà che spira sul volto della statua, che mi ricorda la famosa frase, a volte riportata in latino, a volte in tedesco, di Luft der Freiheit weht, spira il vento della libertà, frase attribuita al leader protestante Ulrich von Hutten durante il processo a Lutero. Una frase che è molto facile che qualcuno che aveva studiato in ambito tedesco ricordasse. Ancora una volta una promessa biblica di libertà, ma rimane questa ambiguità, perché l'angelo della Bibbia guarda il confine est e non ti fa rientrare, la dea della libertà americana guarda il confine ovest e, a seconda dei punti di vista, ti accoglie o ti respinge. Di un certo interesse il fatto, ma qui non ho tempo e riassumo molto brevemente, che anche in Apuleio Lucio viene accolto da una statua che potrebbe avere un aspetto benigno o un aspetto minaccioso. Diana, in un certo senso dea della libertà, ma in un altro senso dea della punizione. Se Lucio si identifica con Atteone, verrà punito da Diana. Se Lucio identifica Diana con Iside, cosa che più tardi avviene nella storia, verrà salvato da Diana. Però anche lì una statua femminile posta in qualche modo all'ingresso del racconto, siamo all'inizio del secondo libro in Apuleio, con questa ambiguità tra punizione e salvazione. Stiamo veramente concludendo, ma chiediamoci quali strategie possiamo usare una volta stabilito che il testo latino non aveva una funzione centrale nella Bildung di Kafka. E questa è una cosa che mi piacerebbe ricordare ai più giovani di voi, è una cosa normalissima da dire, ma non sempre la diciamo, cioè tutto il nostro lavoro su intertestualità e allusione nel mondo classico si basa su una comunità di autori che si conoscono e si coltivano l'un l'altro. E in alcuni casi si conoscevano personalmente e all'interno di una cultura che dà un premio all'essere riconosciuti come imitatori. È come se loro facessero una parte del nostro lavoro, ma queste non sono le regole di ingaggio per un autore moderno come Franz Kafka nella Praga del XX secolo. E qui ci restano due o tre possibili approcci e vi ringrazio per i vostri commenti fin d'ora. Il primo è comparativo e analogico. Si potrebbe costruire un semplicissimo modello in cui il romanzo greco si basa tutto sull'idea di amanti separati e riuniti. Il romanzo di Apuleio è in parte una parodia e in parte una sublimazione platonica di questo modello, perché i due riuniti sono la stessa persona, cioè il corpo e l'anima, il corpo e l'identità di un'unica persona. Quindi c'è un rapporto, come dicevo, con il romanzo greco, che se volete potete vedere sia come parodia sia come sublimazione. Nel caso di Kafka il rapporto è quello con il Bildungsroman, influenza fondamentale per capire America. Nella tradizione del Bildungsroman vale la frase di Nietzsche: diventa ciò che sei. Questo è in qualche modo l'ideale positivo del Bildungsroman,
Nel caso di Kafka sembra piuttosto cresci e sottomettiti, cresci per sottometterti. Rimane però l'alternativa che ponevo. Si potrebbe cercare di dimostrare un influsso di Apuleio, ma secondo me per fare questo dobbiamo depotenziare, e questa è veramente l'ultima osservazione, depotenziare la nostra idea di lettura, cioè accettare una versione debole dell'idea di lettura, un'idea che forse, per esempio, chi lavora sul Medioevo da tanto tempo pratica. E come esempio vi cito, per concludere, un passo di Gillian Beer, una studiosa di letteratura inglese, che ha tessuto una breve apologia, una breve difesa di quello che io chiamerei bad reading. Probabilmente penserete che anch'io oggi ho fatto del bad reading, probabilmente sì. Ma lei vuole dire che non tutte le letture sono necessariamente piene e autentiche. Vi cito il suo testo senza commenti, ed è la scheda finale. There are many half-read works in most readers' mind, but incomplete reading is not a respectable activity. Indeed, rereading is the only thoroughly respectable mode in some circles. I haven't reread it recently may often mean I never got around to reading it. Cioè la gente dice sempre di aver letto qualsiasi cosa succeda. Hermeneutically, spasmodic reading may be more troubling, unfinished text more haunting, repudiated reading more provoking than the thoroughly assimilated books we study. Quindi non è necessario pensare che gli autori del passato siano dei lettori accademici, dei lettori bravi e scrupolosi come noi o come noi pretendiamo di essere. E poi conclude: we need to take account of truncated and baffled reading as part of the creative process. Intense but unsuccessful reading may be a goad to thought, not its numbing. Vi ringrazio e volevo sentire appunto i vostri commenti. Ovviamente mi scuso per la lunghezza, quindi se qualcuno deve andare, bene. Grazie Alessandro. Naturalmente gli studenti sono pregati di non prendere troppo la lettera alla conclusione di questa lezione e non venire all'esame dicendo ho fatto il bad reading. Ho fatto il bad reading, quindi non ho letto tutto il testo da leggere. Ma perché in quel caso chiederò allora quali sono i vostri pensieri al di là rispetto al testo letto, quindi sappiatelo, prossima volta, sessione di gennaio. Cioè, sì, se posso aggiungere una postilla a quello che dice, è importante. Due cose a cui mi sono ispirato sono delle opere che mi affascinano perché non danno il testo originale, ma solo dei riassunti. Una naturalmente è Wikipedia, cioè mi sorprendo continuamente a leggere i riassunti delle cose su Wikipedia. E l'altra è una vecchia opera di Bompiani, che non penso si trovi più, ma era bellissima, il dizionario degli autori e delle opere, che io l'aprivo a caso e c'era sempre un romanzo finlandese, un poema arabo, e tutti erano riassunti brevemente. E a volte mi chiedo se autori come Kafka hanno incontrato così, con una mente potente come la loro, hanno incontrato così i loro stimoli, e questa è la soluzione che mi ha segnalato un amico scrittore, non Maurizio, ma un altro amico che ho, che insomma è anche un romanziere famoso. Gli ho posto questo problema di Kafka e Apuleio e lui mi ha detto: guarda, esistono molte sfumature fra la lettura diretta e la non conoscenza, e lui sottolineava, in pratica diceva, noi scrittori e spesso partiamo così, e quindi questo mi ha dato un po' di fiducia. Di male in peggio, quindi adesso l'invito a usare Wikipedia. Perfetto, esatto. Siamo perfettamente No, ma non lo facevo per gli esami. Va bene, ci sono delle domande su questa good reading di Apuleio e Kafka? Non
Non so se possiamo accogliere anche interventi dalla rete, però possiamo sicuramente, però potrebbero forse scrivere nella chat oppure anche manifestarsi. Solo per farli manifestare bisogna che noi li vediamo, perché magari loro stanno provando a manifestarsi. In genere quando uno alza la mano si sente. No. E comunque, se volete... Per adesso non sono venuti neanche da casa domande. Ecco, forse... Professor Bettini. Non perché io abbia niente di particolare da dire, ma perché Alessandro mi ha tirato in ballo all'inizio con quel ricordo delle conversazioni. Pensavo, Alessandro, tra due testi noi tendiamo sempre a stabilire dei rapporti più o meno di vicinanza, di contiguità in qualche modo, o si sono letti tra loro o in qualche modo si siano passati per gli intermediari. In realtà io ho l'impressione che il rapporto tra i testi sia qualcosa di molto più lungo, diciamo in termini di antropologia si direbbe più di scambio allargato che di scambio ristretto. Cioè esiste un immaginario che nel tempo si è strutturato e si è strutturato culturalmente, si è strutturato sulla base di grandi opere che nel passato sono state lette, dopodiché quelle forme, quei modi, quelle strutture, quegli incroci, eccetera, si sono depositati in un immaginario che ha delle frontiere, cioè non è illimitato, e all'interno del quale possono darsi delle analogie, come quelle che tu hai giustamente rilevato, che non sono analogie casuali in questo senso, perché probabilmente rispondono a qualche cosa di molto profondo nell'immaginario, che risale dietro nel tempo una quantità di letture di cui noi ignoriamo assolutamente l'esistenza e la possibilità, di una quantità di testi che sono scomparsi, che non ci sono più, ma che sono esistiti e che continuano a esistere, quello che noi chiamiamo l'universo della letteratura, l'universo dell'immaginario. Io ecco, forse per affrontare il tuo problema finale, imboccherei piuttosto questa strada, quello di un immaginario con frontiere, di un immaginario strutturato, di cui noi ignoriamo ormai i fondamenti. Sì, vi ringrazio. Indubbiamente è una cosa di cui tenere conto, non vale nel caso in cui Kafka dice esplicitamente il cavallo di Alessandro Magno, però hai ragione nel senso che l'intertestualità di Julia Kristeva non era così. L'intertestualità teorizzata dalla Kristeva non è genetica. E quindi Maurizio faceva notare che troppo spazio è stato dato alla dimensione genetica per cui da un testo se ne genera un altro. E su questo sono d'accordo. Diciamo che possiamo vedere la tradizione come un restringersi di possibilità. Una volta che noi abbiamo una tradizione basata su, diciamo, il romanzo come orizzonte, all'interno di questa si possono produrre analogie forma poligenetica. Una volta stabilito che una storia è una storia di individui, che non è vero per tutte le letterature, soprattutto l'immaginario di tutti i tempi, ma è vero in certe condizioni nel mondo moderno, e che gli individui hanno una storia, che sono giovani e diventano adulti, è perfettamente plausibile che si siano prodotte convergenze paralleli. Rimane però anche il discorso dell'approccio comparativo, cioè non è solo questo immenso spazio di possibilità, ma c'è il fatto che alcune opere sembrano in qualche modo invitarci a un approccio specificamente comparativo, che dico incidentalmente è anche uno dei più comuni in antropologia. E si tratta però di discutere queste varie possibilità, quindi io mi rimetto ai vostri interventi.
C'è un intervento sulla chat di Luigi Spina. Allora lo leggo. Sì. Gigi Spina, che ha anche scritto su cose simili. Il microfono, Ale, se no non sento. Sì, forse anche, scusa, ma se vieni qua ti vedo pure giro il computer, perché da casa anche voglio vedere. Okay, allora, parla così, così ti vedono e ti sento. Allora Gigi, che saluto, dice: si potrebbe dire che, a differenza delle rigorose ricostruzioni filologiche intertestuali, in alcuni casi si potrebbe concludere lo so ma non ho le prove, il che affida a questo nuovo metodo ricostruttivo un valore da sottolineare e sviluppare. Questo commento non è una vera domanda, è un commento, lo ringrazio. Commenti così se ne possono fare anche molti. Certo. Di commenti così, così proprio audio croce, come dice Umberto, ecco, i libri parlano di altri libri, noi conosciamo molte cose dai frammenti molte cose della letteratura antica, dei frammenti della biblioteca di Pozio, ma un autore come Hermann Hesse, che è iniziato con una condanna della cosiddetta da lui civiltà della crociverba, senso dispregiativo, poi ha scritto Il gioco delle perle di cristallo, dove accostava in modo non genetico diciamo pezzettini e frammenti di conoscenza che poi davano un valido metodo per conoscere il mondo. Ok, a livello conoscitivo ti ringrazio. Volevo solo aggiungere che questa ricerca mi ha aiutato a vedere l'importanza e l'originalità della rappresentazione del lavoro in Apuleio, che insomma è un tema così importante per la società moderna e per il romanzo realista moderno. Questo non vuol dire affatto che Apuleio segue i canoni del realismo, però l'impatto di questa rappresentazione e la presenza della schiavitù nel romanzo mi sembra importante. C'è un'altra domanda sempre da altro momento di René Leonardis. Potrebbe essere interessante riflettere su differenze fra asino e cavallo, nel senso che cosa porta di nuovo l'immaginario del cavallo che può essere comparato all'asino di Apuleio. Grazie, sì, interessante. La comparazione può essere anche tra, diciamo così, il modello culturale, il modello antropologico di questi due distinti animali. Non ho una risposta immediata, ma ci rifletterò. Intanto per ringraziare Sandro di questa relazione così sofisticata. Mi sembra che la comparazione sia plausibile, nel senso che Maurizio ha illustrato benissimo. In particolare volevo ringraziarti per l'allusione alle modalità di lettura nel Medioevo, che hai intuito perfettamente, forse già da antiche, cioè questa lettura per riassunti, per fonti enciclopediche, indiretta, rimaneggiata, rimasticata, per florileggi, che per noi è diventata, per i primitivisti, è diventata fondamentale da esplorare, ma sempre con la minaccia della domanda su quale manoscritto potrebbe averlo letto, me lo dimostri, c'è sempre, diciamo, l'attentato del paleografo dietro le nostre spalle, perché io credo moltissimo in chi ha dimostrato che dei manoscritti trascritti nel Medioevo a noi è arrivato meno di un decimillesimo, quindi non possiamo dire nulla con questa domanda, però quella modalità secondo me va rivalutata, e secondo me varrebbe la pena anche che qualcuno fra te e gli altri critici che ha citato gli desse un nome preciso, non fragmentary reading, ma tanto meno bad reading praticamente, ma un modo più nobile per favorirne la diffusione e l'applicazione come nuova via critica. Di questo ti ringrazio molto. Mi hanno venute due diciamo idee sulla possibilità che su Kafka potessero aver influito altri modelli. Per esempio, io non so se lui leggesse i romanzi picareschi, ma in generale lo schema, il
pattern del ragazzino che parte da una classe bassa e poi attraversa peripezie per più o meno ritrovare la propria identità. Non so che mediazioni possa avere con Apuleio, ma è molto più vicino alla, a quello che Kafka nella sua modalità cupa e catastrofica fa in America. Forse ci potrebbe essere qualche, però non ne so nulla e quindi butto lì semplicemente il paragone. L'altra cosa che mi è venuta in mente è che c'è in America una statua della libertà con la spada ed è in cima al Campidoglio di Washington. È una statua della libertà, però con la spada. Non so se c'entra nulla. Ti ringrazio Francesco, tutti gli spunti interessanti. Sì, io guardo molto ai medievisti perché il loro lavoro ci aiuta a liberarci di alcuni, se possibile, di alcuni limiti tipici della nostra socializzazione, del nostro modo di usare i testi, la nostra fiducia nel testo unico e via dicendo. È molto importante il tuo accenno al picaresco. Io chiaramente non ho potuto fare un quadro generale delle influenze dimostrabili su Kafka. Una delle principali è David Copperfield. David Copperfield è uno dei romanzi più importanti, più letti dell'Ottocento, e c'è veramente tantissimo in comune e anche tante differenze. Quindi con David Copperfield si instaura un'intertestualità come quella a cui siamo abituati, tipo Virgilio Omero. Importanti anche alcune forme di letteratura più popolare. Il primo episodio di America si intitola Il fuochista, per Heitzer, personaggio importante all'epoca, no? Quello che alimenta, ed è un personaggio positivo, però è stato fatto notare che questo inizio, questo incontro sulla nave, ricorda da vicino uno dei grandi successi della letteratura di quando Kafka era ragazzo, cioè Dracula di Bram Stoker. Mi è venuto in mente, non è impossibile perché Kafka ama anche giochi di parole cerebrali, mi è venuto anche in mente che la traduzione inglese di Der Heizer è Stoker. Forse c'è anche un'allusione riflessiva, nel senso, lui utilizza questo modulo per mettere in moto la storia, crea l'aspettativa che qualcosa di grave stia per succedere. Invece il fuochista è buonissimo, è uno dei pochi personaggi positivi di America e, come spesso in Kafka, i guai cominciano con la famiglia, cioè quando lui, maledetto dei suoi genitori, arriva dallo zio, da lì in poi si va di male in peggio. Però sì, la presenza del grande romanzo dell'Ottocento è riscontrabile e questo francamente succede spesso nei nostri studi cosiddetti di ricezione del classico, cioè che noi per deformazione professionale facciamo attenzione al perpetuarsi di modelli antichissimi, ma molto spesso gli artisti, i creativi, i musicisti, i pittori guardano alle generazioni immediatamente precedenti, cioè loro dicono faccio pittura classicista, guardo la Grecia a Roma, ma vogliono dire Raffaello. Oppure sono un poeta russo innamorato di Ovidio, ma vogliono dire Pushkin, perché senza Pushkin non c'è Ovidio nella cultura russa. E via dicendo, quindi in effetti un discorso completo dovrebbe partire dai testi più vicini del romanzo ottocentesco, anche se è vero che Apuleio anticipa, diciamo, grazie. No, in realtà è una suggestione più che una domanda, cioè sulla teatralità del processo. Cioè, il processo di Kafka lo conosciamo tutti, e proprio in Apuleio c'è questo finto processo alle opere, no? Dove tutto sembra che stia andando per il peggio e poi alla fine si capisce che è una, insomma, era una messa in scena. E nel processo di Kafka invece tutto poi sembra che si stia risolvendo come se non stesse succedendo niente e poi alla fine il robot e lo uccidono come un carne, no? Questo, insomma, sovvertimento
di un testo classico e nelle vene anche di Kafka. Lei ricordava l'episodio di Bucefalo oppure quello delle sirene. Le sirene in Kafka sono mute, ce l'aspettiamo. Quindi chissà appunto sulla teatralità del processo, sull'ossessione anche della carta, della burocrazia che aveva Kafka appunto legato al mondo legale, se con Apuleio ci fosse anche questo rapporto. Ti ringrazio molto, anch'io non ho detto tutto quello che avevo preparato, ma anch'io avevo qualcosa di simile sulla giustizia, ed è mia intenzione parlare di questo tema della giustizia spettacolo, la riduzione all'assurdo della giustizia, è molto importante anche in Apuleio e ha a che fare con sviluppi della società romana del secondo secolo. E quindi sì, che cosa dire, la giustizia e il romanzo hanno veramente un legame molto molto forte che continua poi nel Medioevo, nell'età moderna. E avrei detto anche un'altra cosa che è interessante, ma in questo momento comincio a perdere il sovvertimento delle sirene. Esatto, il problema del sovvertimento, il problema del processo, esatto. Non sappiamo come sarebbe finito il teatro naturale dell'Oklahoma, però il confronto con Apuleio ci fa pensare a un luogo in cui c'è anche un'aspettativa di giustizia, bisogna vedere come si sarebbe sviluppato. Avevo dimenticato di dire un'ultima cosa, la ricostruzione del testo, la ricostruzione filologica, non abbiamo parlato molto di filologia, la ricostruzione filologica del testo di Kafka presenta due finali diversi, e questo l'avevo messo fra le mie slide, ma per qualche motivo mi sono dimenticato di dirvelo. La prima ricostruzione, è, come molte cose di Kafka, si deve all'opera dell'amico Max Brod, questo suo amico di Praga, che poi si trasferì in Israele e continuò a portare avanti l'idea di Kafka come grande scrittore. Nella ricostruzione di Brod, il romanzo, come lo potete trovare in una qualsiasi edizione, magari di qualche anno fa, finiva con la frase, cito a memoria, continuarono la loro corsa in treno e non avevano mai fatto un viaggio così sorgenlos, così privo di ansia, di preoccupazione in America. E poi non sappiamo dove finisce. Il manoscritto, che è stato controllato, adesso abbiamo delle edizioni filologiche, è una situazione è del tutto simile, però la frase finale era «e sentivano come un vento gelido sulla faccia». Cioè nella versione non scelta da Brod c'è questa situazione, c'è il viaggio in treno, l'avvicinarsi al cuore dell'America, ma c'è questo spiffero gelido. Ricordiamo che all'inizio sembra che spiri il vento della libertà, e non so che dire, non è l'unico caso in cui Brod sembra dare una svolta più positiva o anche più platonica all'opera di Kafka. Brod sostiene che Kafka gli aveva detto che Karl avrebbe trovato serenità e avrebbe trovato perfino la sua famiglia nel teatro dell'Oklahoma. Se è così, era un finale abbastanza diverso da Apuleio, dove misteriosamente Lucio non si ricongiunge. A differenza del testo di Luciano, dell'asino, nel testo di Apuleio Lucio non si ricongiunge con la sua famiglia. Però non torna a casa, in tutte e due case. Non c'è un ritorno a casa in tutte e due case. Esattamente. Probabilmente no, certamente. Possiamo anche riflettere sullo status, diciamo, culturale dell'Oklahoma nella cultura americana. È spesso indicato come lo stato più depresso, lo stato che non è né est né ovest, dove le contraddizioni dell'America in qualche modo vengono a maturare. E, sì, Kafka non era stato in America, ma è un luogo che si pone come la promessa e la speranza dell'ovest. Ma se non ce la fai resti lì. No, non voglio insultare gli abitanti di Oklahoma, ma storicamente viene caratterizzato in questo modo.
grazie. Senti, intanto ringraziarti dell'intervento che fa percepire soprattutto ai ragazzi, a cui spesso parliamo di reception, la complessità di queste problematiche, che con l'intervento di Maurizio ha ulteriormente dilatato. Non ho capito bene quando tu hai detto che avevi un dubbio tripartito sul finale, e ti chiedo di approfondirlo. Se non ho capito male, il dubbio è Kafka ha letto Puleio, Kafka non ha letto Puleio, Kafka ha letto dei riassunti che in qualche modo l'hanno portato verso Puleio. A me sembra che i dati che tu hai messo in evidenza, anche quello collaterale del fatto che sono due autori che hanno scritto di metamorfosi, diciamo, sopprimendo un altro caso, possano far sospettare una lettura diretta, però, come diceva anche Gigi, non abbiamo le prove, e su questo poi sento anche qual è la tua posizione su queste tre alternative. E ti chiederei anche una parola in più sul Bildungsroman, perché io ho letto Kafka per l'America tanti anni fa, quindi non me lo ricordo bene. Ma ebbi la netta impressione che fosse una specie di rovesciamento del Bildungsroman, cioè gli va sempre tutto sempre peggio e la sua situazione degenera sempre più. E ero rimasto, quando lo lessi, che il finale era aperto, era famoso, non si sapeva dove andasse a parare. Ora sentivo che facevi delle citazioni anche teologiche in tal senso. E quindi, anche come romanzo di costruzione, direi romanzo di distruzione più che altro, più che di costruzione. Scusa, gli spunti un po' abborracciati. Assolutamente, grazie. Sono commenti molto utili. Sì, la mia strategia, come spesso accade quando cerchiamo di fare i furbi, avevo costruito due possibilità estreme, cioè che il rapporto sia solo comparativo o che sia di intertestualità tradizionale, per cercare di spingere la mia mediazione, che sarebbe stato il bad reading o comunque altro vogliamo chiamarlo. Quindi questa era un po' la mia strategia. E comunque sì, il rapporto con la Puleio non esaurisce i problemi, perché in alcune cose che stava dicendo anche Alessandro, non so se sono il solo della stanza, che mi sono chiesto, ma allora Petronio, che tu parlavi di Puleio, ma alcune delle cose che dicevi fanno venire in mente, ma non ci potrebbe essere un ruolo di Petronio in questa struttura in cui c'è l'ingenuità, l'andare di male in peggio, i tentativi di migliorare. Dopodiché sento distanza sollevata da Maurizio Bettini, che siamo allora in una dimensione, come dire, di possibilità che si sviluppano senza necessariamente neanche l'intervento della volontà dell'autore, un campo di possibilità in cui poi sterzare da una parte all'altra, perché sì, ci sarebbe anche il discorso di Petronio da prendere in esame. Comunque penso, sì, ripeto, penso che ci sia ancora la possibilità di pensare a un contatto diretto con Apuleio. Questa è, incidentalmente devo dirvi, un'opera di Kafka che ha avuto grande successo in Italia. È un argomento su cui riflettere, cioè particolarmente in Italia. Mi piacerebbe anche su questo sentire, sono presenti molte persone che hanno un rapporto anche proprio con la cultura militante italiana, qualcosa sui possibili motivi. Un possibile motivo è che America rappresenta un Kafka che non è così estraneo alla dominante, diciamo, lucacciana, dominante Lukács, che è tipica della cultura italiana negli anni 50 e 60, cioè non è tutto metafisico, e c'è questo forte impatto dell'idea di rappresentare la società americana attraverso temi che sono lavoro, sfruttamento, razzismo, e quindi penso che alcuni intellettuali italiani negli anni 50, 60, così, abbiano trovato in questo testo un qualcosa di più, non voglio dire ovviamente realismo socialista, però un qualcosa di più impegnato e di più legato al sociale rispetto ad altre opere. E da qui poi anche, insomma, il film di Fellini, chiaramente, c'è un'atmosfera in qualche modo favorevole ad America.
mi scuso per avervi trattenuto fino a tardi, però mi fa molto piacere stare qui. Grazie professore per questa illuminante lezione. Io volevo chiedere fare una domanda più sul versante della cultura americana invece, perché è vero che Kafka non è mai stato in America, però da quello che ha detto del romanzo mi sembra anche un tentativo di far reagire un po' il vecchio mondo con il nuovo mondo, anche questo rovesciamento del sogno americano, dell'europeo che viene mandato in punizione in America e poi gliene capitano di ogni. Volevo chiedere se non ci può essere un'interazione anche con dei modelli culturali letterari americani, perché il tema della schiavitù, che mi sembra uno dei capisaldi della sua dimostrazione dei rapporti con Apuleio, immagino sia un tema per quel contesto lì molto sentito, molto caldo, e anche oggetto di molte opere letterarie, quindi volevo chiedere se deve essere indagato questo rapporto anche a livello di moduli espressi compositivi. Ti ringrazio. Purtroppo non ho una risposta abbastanza fondata, abbastanza competente, ma per questo rimane un tema valido, perché Kafka ha fatto parecchie letture, aveva parenti cioè degli Stati Uniti, dell'emigrazione di New York, si parlava tanto della società americana, della società europea del primo Novecento. Sarebbe anche interessante vedere il tema della religione, perché questi spettacoli tipo il teatro dell'Oklahoma a noi adesso fanno pensare a cose abbastanza impressionanti che abbiamo visto nei film americani, tanti più recenti, specie riguardo alla società del Sud, al modo di interpretare la religione. E quindi sarebbe interessante ricostruire come lui si approcciava, anche tenuto conto che lui viene da una famiglia ebraica, quindi come si approcciava invece a questi aspetti della società americana. La religione, il problema dell'integrazione, immagino che potesse conoscere la capanna dello Zio Tom, Mark Twain, sono testi molto letti, a partire diciamo sicuramente in Europa, da fine 800, primo 900, e quindi c'è anche da vedere come lui aveva costruito questo mosaico immaginario ma importante di America mitteleuropea, di mitteleuropa americana. Io volevo chiederti una cosa molto veloce. Quando tu parli di contatto simile fra Kafka e Apuleio, ma a questo punto in generale, pensi a un accesso diretto al testo latino o alle traduzioni, ovviamente, perché questo è un altro grosso problema, perché vale anche per Cervantes, per Apuleio e anche per in questa fase, ma in generale per tutti gli autori classici, credo che questo problema non dovrebbe pure lui essere trascurato, no? Diciamo, perché a volte ci sono degli indizi, cioè per delle traduzioni insomma sbagliate o parziali, diciamo, del testo, che si rispecchiano nel testo, diciamo, che in qualche modo ne dipende e che fanno da filo conduttore, però diciamo, in generale è un problema anche difficile da maneggiare, credo, no? Questo, però anche questo un po' va sul pensante tuo, no? Delle letture, diciamo, mediate, per così dire, non dirette, parziali o comunque appunto non accesso diretto, ecco. Non so che cosa ne pensavi, ecco. Assolutamente sì, grazie Lucia. In effetti io non ho trovato nessuna traccia che richieda un contatto diretto col testo latino. Posso dire che Kafka aveva frequentato un ginnasio, quindi greco e latino erano parte dell'insegnamento istituzionale di un ginnasio di lingua tedesca a Prada, e non ho trovato indizi che facciano pensare a una coincidenza di tipo testuale. Tutto quello che posso dire è a livello o di macrostrutture narrative o di temi o anche di tonalità, ma tutto questo sarebbe stato facilmente recuperabile da una traduzione e parte di questo anche da sommari o conferenze o qualsiasi altro modo di circolazione o pastiche, imitazioni moderne. È un campo comunque in pieno sviluppo, su cui gli studiosi di Apuleio stanno facendo
stanno facendo ottime cose, cioè stanno uscendo libri ottimi, molto documentati su Apuleio dell'Ottocento, Apuleio nel teatro, e però ecco, ragione, non ho trovato la pistola fumante dal punto di vista della quella coincidenza lessicale, che implichi comunque conoscenza dell'originale. A casa anche qualcuno magari avesse abbiamo anche ha ricevuto sì, ma c'è sono saluti sostanzialmente sono saluti. Grazie. Allora che dire, grazie veramente, volevo anche dire che mi sento sempre molto legato anche agli studenti, se qualcuno di loro è ancora qui anche delle mie vecchie classi, e quindi spero di risentirvi, ecco, sono lontano ma vicino, un po' sono in America senza K, ma sono qui. Ma noi ti faremo tornare spessissimo, guarda, questa è solo la prima di una serie di occasioni, sicuramente. Vabbè, se avete bisogno posso fare supplenze, qualcuno è occupato. Da New York si fa prima rispetto che da Oklahoma. Certo, sì. Sì, è uno dei motivi. Sì, va bene, allora grazie davvero. Grazie. È stata una splendida gira per il ciclo di quest'anno dei seminari. Grazie una bella atmosfera. Saluto anche tutti sì, i collegati. Che ci hanno seguito da casa, non so se l'avete sentito, il professor Barchesi vi ha salutato e io trasmetto i suoi saluti, grazie per essere stati qui, noi ci vediamo con i seminari martedì a marzo alla ripresa per il nuovo anno. Auguri e arrivederci.